E bella a tutti ragazzi e ben trovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi, signori miei, ci troviamo qua con il nostro viaggio con Alex Hunter. Abbiamo due menzioni sui social, Karl Bremen, c'è un difficile, e Tommy Hendershot. Mi trovo nella partita quando Alex Hunter ha segnato, incredibile. Ma va bene ragazzi, andiamo avanti. Abbiamo l'allenamento sui tiri. Oh, finalmente un allenamento molto importante. Colpi dalla distanza, tiri dalla distanza, insomma, colpi di testa e tiri al volo. Niente male, sono dei belli allenamenti. Andiamo a prendere 2A e andiamo così. Ok, ragazzi, subito una ottenuta nel primo allenamento. Stavolta, ragazzi, abbiamo ottenuto una B. È stato un po' più difficile andare ad eseguire i colpi di testa, ma comunque non ce la siamo cavata male. Buono il miglioramento delle nostre statistiche. Siamo avanzati un po' con tutto. Tiri dalla distanza sono migliorati, perciò essere molto contenti. Benissimo, e andiamo al giorno della partita di oggi. Intanto abbiamo altre due menzioni sui social: Darius Mirzei e Sheriff Soliman. Alexander deve stare fuori. Sì, va bene, capito. Ma il nostro obiettivo non è certo stare fuori. Comunque, per il momento partiremo sostituti, anche se giochiamo una partita molto importante contro l'Everton. Però, ragazzi, scelta del mister è stata così, quindi esatto, quindi beh, probabilmente subentreremo. Ok, allora entriamo dentro, vediamo gli obiettivi. Abbiamo, vabbè, sempre fai colpo sul mister, target 7, crea un'occasione e vinci la partita. Oddio, non sono obiettivi semplicissimi, nessuno dei tre, però vediamo di giocare al meglio. Partiamo sul punteggio di 2-1, buono, prima azione, parte il tiro, ovviamente è sballato. C'è il giro palla, ancora l'appoggio per noi. Andiamo sul fondo, parte il cross, messo dentro! Deviazione del portiere sulla riga. Raga, istinto del portiere, gran parata. Andiamo a chiedere di ricevere il pallone, ce lo portiamo un po' a spasso. Ci rubano palla, ma non è finita. Ancora noi, ce la facciamo rigiocare. Sempre noi, dall'altra parte c'è il tiro! Altra grandissima parata. Come, neanche un minuto di recupero. No, vabbè, dai, ma questo è veramente ingiusto. Niente da fare, ragazzi. Altra sconfitta, l'ennesima per la nostra squadra. E purtroppo non abbiamo fatto gol. Però forse il crea un'occasione l'abbiamo. Almeno quello penso, ragazzi, di averlo fatto, perché comunque. Esatto, ah, addirittura 2, va bene, almeno quello abbiamo ottenuto come risultato. Peccato anche per il voto, 6,7 invece che 7. Veramente di pochissimo non abbiamo ottenuto il target che ci chiedeva il mister. Comunque, tutto sommato non è stata affatto una pessima partita del nostro giocatore. Niente da fare, ragazzi, non migliora purtroppo il nostro feeling con il mister. Sono migliorati leggermente i follower, ma purtroppo siamo sempre lì. Stiamo piano piano migliorando, dai, forse c'è speranza di, con un'altra male prestazione come questa, di avvicinarsi ad una maglia da titolare. Fa tempo, siamo arrivati a 63.000 follower, abbiamo altre due menzioni. Ah, vabbè, insomma, sempre le solite cose, va bene, andiamo avanti. Allenamento dei passaggi. Ragazzi, abbiamo fatto un buon allenamento, abbiamo ottenuto altre 2A, stranamente. Oddio. Da come vedo qui sembra che leggermente sia salito il rapporto con l'allenatore, ragazzi. E non sarebbe affatto poco. Anzi, sarebbe una gran bella cosa. Altri follower abbiamo. Tre menzioni, vabbè, niente di che, insomma. Sempre solite cose, va bene, no, ho sbagliato, andiamo avanti. Abbiamo adesso la partita, oi oi oi, contro il Tottenham. Oi 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 oi. E questa, ragazzi, è difficile. Molto molto difficile. Partiamo come sempre ormai sostituti. Speriamo che il mister ci faccia scendere in campo. E dai, vediamo, vediamo. Ragazzi, non l'ho detto. Comunque abbiamo il solito, più o meno il solito obiettivo, ovvero fai colpo sul mister, ottieni voto in pagella 7. Gioco di squadra, nel senso di fare due assist e di vincere la partita. Mi sale il dubbio se stiamo giocando contro il Tottenham o contro il Carpi. Siamo al 61esimo, punteggio di 0-0. Speriamo di fare bene, ma non sarà per niente facile.
Bella l'azione! Ma che errore di Walker! No, raga, proprio tiro completamente fuori misura. Allungatela, allungatela, bomberone. Dai, che si è lanciato in porta. Dai, raga, si è lanciato. Ma cosa? Dai, era fallaccio incredibile. Dai, 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 che ce la fai. Dai, che ce la fai a resistere. Bellissimo il lancio, bellissimo il lancio. No, raga, mamma mia, non si è verso di arrivare mai in porta. Sì, raga. Dai, 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 Inter. Oddio, oddio, si è lanciato in porta. Si è lanciato in porta. Il sinistro. Eccolo lì. Il gol. Sì, cazzo. 1-0. Alexander la sblocca. Chi è il difensore? È morto. A Vertonghen. Mamma mia, ragazzi, abbiamo superato Vertonghen come se fosse un birillo. Spiazzato benissimo Lloris. Sinistro, più che imparabile. E 1-0. E finisce qua la partita, torniamo alla vittoria, anche un po' impossibile ragazzi, cioè, nel senso abbiamo vinto contro il Tottenham, roba da pazzi, e soprattutto con un gol nostro, finalmente stiamo iniziando a giocare, stiamo adesso iniziando a giocare bene, dobbiamo continuare così, non dobbiamo mai mollare. No, almeno me stesso. Do il meglio di me stesso sotto pressione, oppure facciamo contento il mister. Il mister ha dominato la tattica, dai. I think the boss had the tactics spot on. It's easy to panic when things don't happen immediately, but we kept our composure, trusted in what we were trying to do. Ok, giusto. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Ma la squadra ha giocato bene, ogni partita. No, no, la squadra ha giocato bene, stiamo tranquilli. Ragazzi, non è importante è cercare di. Come posso dire? Di farsi parecchio amici. Farsi parecchio amico all'allenatore, così magari ci mette titolare dalla prossima partita, potrebbe essere ottimo. Hanno giocato tutto il metodo del mister, deve essere scritto il mister. Ma vai, tutto merito del mister, ragazzi, continuiamo a fargli i complimenti. Sì, perfetto così. Perfetto. Ciao. Buono, raga, dai, abbiamo fatto una conferenza stampa in cui abbiamo, come si suol dire, leccato il culo al mister, perché alla fine questo abbiamo fatto. Ma meglio, ragazzi, così magari dalla prossima ci butta in campo come titolare e siamo a posto. No, non ci butta in campo da titolare, però, comunque abbiamo giocato bene. Non è poco, non è poco. Migliorati sia il fisico, sia il difesa, sia i passaggi, sia i tiri. Hai detto niente, hai detto. E infatti siamo diventati 65 di overall. E quindi abbiamo sbloccato due punti abilità che li andiamo subito ad utilizzare per migliorare. Io ragazzi, migliorerei quasi quasi la forza. La forza ci vuole. Ci vorrebbe anche il tiro dalla distanza oppure la velocità. Forse ragazzi la velocità mi farebbe ci farebbe seriamente comodo. Più di quanto si possa pensare. Quanto miglioreremo per esempio con l'accelerazione? Porco di parecchio. Effettivamente ragazzi miglioreremo di tanto. Facciamo così, per il momento teniamoli. Poi magari consigliatemi anche voi come investirli al meglio. Allora, siamo arrivati a 73.000 follower, stanno crescendo sempre di più, più 9.000 questa settimana, alla faccia. Kyle Raymer, Alexander è un vincente come suo nonno, a posto. E la mamma cosa dice? Avete vinto meritatamente oggi, Alexander è stata una partita divertente. Bene, benissimo. Allora, possiamo andare avanti, abbiamo. Hey, you all right? Oh, yo, Gus. Something wrong with your phone, man? I've been texting you. Yeah, been busy, mate. No, it is. Va bene. Have a seat, lad. Hunter, look, I want you to know we rate you very highly here. Cheers. I feel like it's been going well, like I'm really settling into the team. But we think it's time you went out on loan, lad. What? No. Perché? But I thought I was doing well for the team.
Look, you've been playing well, but now with our new big money signing, your chances are going to be limited. I got offers from three championship clubs. You'll get games, great opportunity for you to get some experience. Nah, ma chi ci vuole andare a questa robaccia? Chi ci dà più soldi? Il Newcastle? Ragazzi, andiamo al Newcastle. Ma sì, ma tanto, ma che ce frega a noi? Toh, andiamo al Newcastle, ma babbo. Listen, we all think you've got great potential here, but you need to be playing week in, week out. And going out on loan could be the making of you, lad. The office will sort out your transport and accommodation. Mr. Agostino will be expecting you next week at their training ground. Alex, go make a name for yourself, lad. Che palle, raga, però dai, non è giusto. Ci credo, cazzo, ha fatto bene. Che palle, veramente, però. Ma che ci voleva andare a Newcastle? Cioè, boh. Ah, che pazienza ci vuole. Che so che dobbiamo fare. Avanti, avanti cosa? Ma avanti cosa? Well, you might be hungry. Thanks. These old suitcases still holding up, eh? I vecchi valigioni. Was I three? Four. Dad never built me that playroom. Nah, well, life doesn't always give you what you want, does it? They're letting me go, Granddad. Well, yeah, they're letting you go on loan. David Beckham went out of Preston. It's the making of him. Come on, eat up there. Oddio, se la mette sotto questo aspetto, in effetti non c'ha mica torto. Però, comunque, scoccia lo stesso. Eccoci qua. Still driving you around in that heap of junk. E questo? No, no, facciamo gli stronzi, ragazzi, mi sta già sul cazzo. You Williams? Well, I haven't seen you since you bombed out the Premier League. Never did get that postcard. Fair play, mate, fair play. Welcome to football heaven. Hey, I know it is not the Premier League, but still proper professional football, right? Seriously, mate. Good players here. Tough players. Great clubs. My game has changed for the better. Figli di puttana. Tanto per aggiungerne un'altra. What are you doing out here, anyway? Looking for Mr. Agostino? What, Dino? Oi, Dino! Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome, welcome. Mr. Agostino. Dino, please. Mr. Williams taking good care of you? Yeah, we're old friends, me and him. Yeah, Daniel mentioned you were at the academy together. Yeah. The chemistry on the pitch is of the utmost importance. It is everything. I am so glad you are so close. It will help bring together the rest of the squad. Infectious. Right. Yeah. Alex, we have a problem. Our movement in the final third is not so good. Especially in front of the goal. Mr. Williams is giving good supply, but we are not finishing. I think you two together up front can give the opposition many problems, no?
Sono pronto a dare il 110. Per... No, pronto per informare il campionato, porco cane. Good, listen, we got a tough draw in the League Cup Tour de Leg and ground to make up at the table. I believe together we can do many great things. You control your own destiny here, Alex. There's lots of opportunity for you here. Ask Mr. Williams. Okay. If you don't play good 1 week, you must train hard the week after to earn your place back. Capisce? Okay, good. Good, lovely. Look, I must go. Alex, we got to a place while you are here. It is small but comfortable. I must go now. I have a meeting with the boss, okay? I look forward to training tomorrow. A posto. Stai a vedere che come minimo ci facciamo come amico questo, dai. Incredibile, roba da pazzi. Guarda un po' che casetta. Simpatica. Va bene, abbiamo 6 menzioni sui social, questo non arriva, va bene. Danny Williams, ah eccolo. Michael Taylor, Catherine, Bernard, lungo e tortuoso, lo so fratello, lo so. Alan Shearer, sì, è normale che giocatori come Alex Hunter fatichino a sfondare in Premier League quando si preferisce mandare in pest. Ma cosa vuoi, ma chi sei, ma fatti i cazzi tuoi, ma stai zitto e muto, vai. Gente che si ricompensa FIFA Ultimate Team sbloccata. Ma cos'è sta storia? Accetta il prestito. Mi fa piacere. Bene. Andiamo avanti. Cosa abbiamo? Allenamento dei calci piazzati. Ragazzi, direi di far così. Facciamo 6 allenamenti. Facciamo la prima partita con il Newcastle. E poi per oggi possiamo chiudere qua. Nella rosa come siamo? Titolari, riserve, dove siamo? Sostituti. Cosa? Every other day. Commitment. Passione, this is what I want to see. Ragazzi, lui l'italiano non c'è. Dino, basta, è il più bello di tutti. Già per il fatto che parla mezzo italiano, mezzo inglese, lo stimo tantissimo. E, no, qui ragazzi è importante fargli benissimo gli allenamenti, perché dobbiamo scalare tantissimo nelle gerarchie del mister. Subito una nei calci di rigore, ed ecco anche la nei calci di rigore avanzati. Abbiamo migliorato veramente un sacco di cose. I calci di rigore, ragazzi, ormai sono diventati la specialità del giorno. Quasi titolari subito con il primo allenamento. La faccia. Ragazzi, partiamo benino, direi. Social, siamo a 73.000 no, sempre solite notizie. Va bene, andiamo avanti. Abbiamo una partita contro il Cardiff. Cardiff City Championship. Dai così, andiamo subito a giocare la nostra prima partita anche in Serie B inglese. Gli spogliatori direi che sono un po' cambiati, eh. Diciamo che quelli del Middlesbrough erano leggermente migliori, però ci accontentiamo anche di questo. Intanto partita contro il Cardiff. Moment in this league. Remember your jobs. Each of you is part of a system. If one of you fails, the entire system collapses, no? Alex, you will start on the bench today. Watch you carefully, learn our style of play, and be ready in the second half. Conta solo la vittoria. Let's get these 3 points in the bag, eh, lads? Come on, boys, let's do it! Okay, remember dai, raga, dai. Remember your discipline and remember your jobs. Forza! Forza! Che bombe! Il più bello di tutti, ragazzi. Io ormai l'ho detto. Dino sarà il migliore di tutti. Ah ragazzi, come al solito mi sono scordato di leggere gli obiettivi, ovvero target sono: fai colpo sul mister, quindi ottieni sempre la valutazione di 7, cogli l'occasione, quindi crea un'occasione, non è neanche tanto, e vinci la partita. Per il momento siamo sul punteggio di 0-0 contro il Cardiff e andiamo. No, calcio di rigore raga. Porca miseria, fallaccio del difensore sul nostro Hunter. E c'è il calcio di rigore, rivediamo un po' l'errore di Connolly che va ad atterrare clamorosamente il nostro Alex Hunter. E appunto, sarà calcio di rigore, è pronto. Non so chi sia,
è pronto a partire col sinistro per andare in corsa, parte il tiro e c'è il vantaggio 1-0 al 68esimo minuto, mi sembra. Vantaggio per il nostro Newcastle City. Vabbè ragazzi, che ovviamente gran parte del merito va a noi, giustamente, avendo ottenuto il penalty, tra l'altro anche molto ben calciato dall'attaccante, che è, chi era? Ricci. Bella azione, bella palla raga, bella azione, secondo calcio di rigore. Oddio, roba da... No, ragazzi, è roba d'arresto questa. Rosso anche, magari. Vabbè. Incredibile il Cardiff. Cosa sta facendo? Una strage, ragazzi. Fallo su. Non ho letto bene il nome. Comunque, secondo calcio di rigore, sempre Ricci dal dischetto. Viene da rincorsa. Il sinistro. E il doppio vantaggio. Sempre gol di Matt Ricci. E nuovamente un ottimo lancio fatto dal nostro Hunter. Stavolta, no, anzi, prima abbiamo ottenuto proprio noi il calcio di rigore. Stavolta con un ottimo nostro lancio per il nostro compagno, abbiamo ottenuto un altro calcio di rigore. Tiro che esce di pochissimo. Quando il nostro compagno, le appoggiamo a lui, ce la facciamo subito rendere. Ancora, no, sbaglia tutto Hunter. Palla sempre buona, cerchiamo un varco per andare, eccolo qua giù, la parata, e finisce qua ragazzi, la partita, vittoria 2-0 del nostro Newcastle United, abbiamo detto Newcastle City credo, da dove poi City non lo so, comunque vittoria appunto 2-0 del nostro Newcastle United sul Cardiff City, buonissima la nostra prestazione ragazzi, ho ottenuto un ottimo voto, 7,5, l'occasione penso... di averne, come non abbiamo creato nessuna occasione, non è vero. Beh, comunque ragazzi, l'importante è stato anche sia vincere la partita sia comunque ottenere una buonissima prestazione, un buonissimo 7,5, e comunque già aver fatto 2 obiettivi su 3 è una buonissima cosa. How did it feel out there? Ma ragazzi, è andata bene, vediamo. Io direi è diversa. Yeah, sì, è diversa. The pace of the game was a bit slower, maybe not as technical, but still really tough, very physical. Quello di sicuro. We got it, thank you. My pleasure. Diciamo, alla faccia ragazzi, una domanda buttata lì e basta. Comunque va bene lo stesso. Premi partita, bonus titolare. No, perché non abbiamo giocato titolare, gol, niente gol. Guadagni, siamo sempre lì, ma dove mercato siamo sempre... Ragazzi, non ci muoviamo di un millimetro. Titolari! Titolari! Va bene, sarà il Newcastle, ma siamo titolari alla finalmente. Iniziamo a giocare le partite dal primo minuto. Oh, alleluia, ce l'abbiamo fatta anche noi. Ragazzi, cioè, è un sogno, no, veramente. Cioè, ci abbiamo messo un secolo per arrivare ad essere titolari. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Buono, buono. Quindi dal prossimo episodio inizieremo a giocare le partite dal primo minuto, finalmente. Sì, così. Allora, tanto vabbè, abbiamo 5 menzioni sui social, Zone Cross, Sheriff Soliman, Catherine, Aroni, Itom e Mariani Bola. Va bene, va benissimo ragazzi. Come se coppa, allora si continua anche dopo questo match per Alexander e compagni. Vabbè, insomma ragazzi, adesso sono tutti concentrati sulla partita di coppa che verrà tra pochi giorni. Comunque, il video per oggi può finire qua. Vi chiedo, come la società del pollicione in su, di iscrivervi al canale, di condividere il video con tutti i vostri amici. Mi sono scordato di vedere la classifica, rapidissima occhiata, no, non la coppa, la classifica, terza posizione per il nostro Newcastle, benissimo, benissimo. E niente ragazzi, direi che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Buona!